questo. Ecco. Chi deve chiamare la comunanza? È sparito via. Cioè Roberto mi ha detto di solito. No, io non l'ho preso. Ma l'ha preso quel ragazzo soprattutto. Luciano? No, Luciano non l'ha preso. Allora, ce l'ha preso tu. Chi è che ha adattato la guida? Dove si mette una... Ecco, stiamo per cibo e sto riprendendo i pannelli. Ma si vedono da là, cavolo. Che hanno esposto. Questo che luogo è? Questo credo sia lo Tibet, uno dei, non so se è Kama, uno dei... Cioè, figliere. Uno dei monasteri del Tibet. Ma dai. Da sala, Gio Cristina? Sì, ecco, va a Catlando. Oh, che bello, che bello, che bello. Se non mi organizza il viaggio in Tibet e Corral, se non ci vedi. Sì, va bene. Ah! Belle montagne. Oh!
Senti, quella tovaglia la nostra adesso se la... Adesso te la... Pigliela, se poi asciutta. La stiro, poi la... E le mollette pure ritira, perché sono personali. Ah sì? Che riprende pure la luce. Sì. Porco cane. Stacca, no. Vabbè. Ha parlato Cristina. Ha parlato Cristina. Lo lascio per la testimonianza. Per testimonianza. Cristina, la moglie di Adriano. Eh sì, ti ho detto. Tutte quelle che vedi, le mollette, le ritiri. Sì, oh, balla. No. Perché l'hanno messo la storta? No, è già nata. Questi profumi che penso che... Non stava lì, cioè, lei era nata. Questi profumi stavano alle abitazioni private. Sì, sì. Come c'era questo? Thank you.
quello lì è. La casa bene. Scendi sotto dove sta la fontana, vai l'archetto della fontana, poi giri subito a sinistra e tutta una scalina da riva giù, sai che sulle scale c'è una porta, è venuta una volta. Sì, 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 me lo ricordo. Chi se piacere avremmo molto allora. Passi, passi. Allora, arrivata a San Severino, quando riprendete il cartello, fanno per il cartello, che è il primo semaforo che incontrate, girate in una direzione 5, però prima dovete arrivare a San Severino, d'accordo? Perché siccome c'era subito a Villa Potenza un vicino 5, però non dovete... Viene da qui, non copre molto. Forse è meglio coprire quelli che stanno sopra, cominciano da qui, si vede. Perché non è per niente, altrimenti vogliamo scusare che non è andato. Perché si vede il cammino? Arrivate a San Severino, al semaforo girate a destra, direzione Cingoli. Va bene? Poi dopo da lì mi richiamate. Oh, that's left.
della zona comunitaria, un aspetto del sud, in questo caso è il mandala di Tara, un aspetto femminile del sud, e quindi suoni disegnati come un loto, ogni petalo risponde a una sillaba sacra legata al mantra, alla preghiera. Thank you.
uno spettacolo di danze sacre tibetane, per cui questi stessi monaci si esibiranno in danze sacre legate alla tradizione religiosa buddista, e sono danze fatte con maschere, con strumenti tipici tibetani, indosseranno degli indumenti particolari, anche questi sono, sono danze dove dietro c'è comunque uno studio filosofico, perché è un modo per trasmettere alla gente comune l'insegnamento del Buddha, e quindi è un modo di comunicare con le persone attraverso l'insegnamento. Ascolteremo anche dei canti di tradizione popolare, per cui non legati alla tradizione religiosa, questo sempre per ricordare il Tibet in tutto quanto, sia per quanto riguarda la tradizione spirituale che non.